dopo il 25-26, dopo le leggi speciali, leggi fascistissime che avevano distrutto lo Stato liberale, messo al bando i partiti politici, abolito la libertà di stampa e le libertà sindacali, e abolito il diritto di sciopero, dopo quei provvedimenti che avevano dunque posto fine allo Stato democratico liberale, può iniziare in Italia la costruzione definitiva dello Stato totalitario, la fascistizzazione, potremmo dire così, della società italiana attraverso uno Stato che ormai è uno Stato fascista, totalmente controllato dal fascismo. Sono gli anni dunque della costruzione, della, potremmo dire, del tentativo di costruzione di quell'uomo nuovo fascista, di quel nuovo cittadino di uno Stato appunto non più liberale, di uno Stato fascista che era, restava il grande, come dire, il grande obiettivo, no, di Mussolini e del fascismo, mutare dalla radice, la società italiana, gli italiani, costruire un tipo nuovo di italiano, e per fare questo bisognava ovviamente dal punto di vista del fascismo irreggimentare, quasi militarizzare la società, fascistizzandola dall'infanzia fino all'età adulta, e vedremo poi come questo avverrà, con quali strumenti, quali strutture, quali organizzazioni. Quindi sono gli anni questi di quella costruzione del consenso di cui hanno parlato molti storici, che però ovviamente va intesa come costruzione, potremmo dire, di un consenso che non è il consenso che si può ottenere, che le forze politiche legittimamente cercano di ottenere, come dire, alle elezioni, nella società, con propaganda, con la discussione, con le forme che appunto la società democratica mette a disposizione delle forze politiche, un consenso indotto, costruito con la violenza, con la repressione poliziesca, è un consenso che va considerato un termine, il termine consenso in questo caso va legato al contesto in cui ci troviamo, che è il contesto già di una dittatura liberticida, di una dittatura che aveva messo in galera, mandato al confino centinaia, migliaia, anzi, di oppositori politici e di dissidenti. Può iniziare dunque la costruzione della società fascista, pensare alla fascistizzazione della società. Come inizia la fascistizzazione della società? Bene, potremmo iniziare a parlare dei patti lateranensi del 29. Innanzitutto una piccola premessa, faremo un discorso legato alla politica interna, un discorso legato alla politica economica, un discorso legato alla politica estera, per parlare del decennio che va dal 25 appunto al 35. I patti lateranensi sono dei patti fondamentali, perché segnano un avvicinamento fra non scontato peraltro, fra la Chiesa Cattolica, il Papa Pio XI e il regime fascista. Le gerarchie ecclesiastiche, lo Stato fascista chiudono quella fase, diciamo, storica che era iniziata con l'Unità d'Italia nel 1860, con la fase storica di rottura o di distanza dello Stato dalla Chiesa, quello storico contrasto fra appunto uno Stato liberale che pur con molti limiti, diciamo, al netto di molti limiti, fu uno Stato laico, Stato liberale, 1860-1922, e la Chiesa Cattolica, che mai quello Stato aveva di fatto riconosciuto. Al regime e a Mussolini conviene moltissimo stipulare i patti lateranensi, perché da quel momento potrà contare sull'appoggio di fatto della Chiesa Cattolica, o comunque su una Chiesa che non si porrà mai su un terreno di dissenso, una Chiesa che sarà passiva dinanzi a tutti i provvedimenti del regime, anzi molti di essi li sosterrà. Non era scontato, non ci dimentichiamo che una parte dei cattolici, del cattolicesimo politico, era stato perseguitato dal fascismo. Il Partito Popolare Italiano, Don Sturzo e tanti altri militanti e dirigenti del Partito Cattolico erano stati
arrestati o costretti all'esilio, il partito era stato distrutto ed era il partito di riferimento dei cattolici. Non era scontata quindi questa posizione della Chiesa e peraltro la Chiesa si pentirà amaramente dei giudizi positivi che essa appunto pronunciò nei confronti del regime di Mussolini, definito da Pio XI addirittura l'uomo della provvidenza, no? Quell'uomo della provvidenza che, essendo estraneo alla tradizione laico-liberale, era riuscito a ricucire il rapporto fra lo Stato e la Chiesa, ridando alla Chiesa un grande, notevole, preponderante spazio nella società italiana. Sì, perché finiva così la laicità dello Stato. Lo Stato italiano tornava a essere ufficialmente uno Stato cattolico, la religione cattolica veniva insegnata obbligatoriamente nelle scuole, lo Stato si dichiarava ufficialmente, assumeva ufficialmente il cattolicesimo come religione ufficiale, questo sosteneva il concordato, e al concordato si accompagnava un trattato internazionale, appunto, che riconosceva lo Stato del Vaticano, e oltre al trattato internazionale anche una convenzione finanziaria, cioè un accordo economico che prevedeva un ampio risarcimento economico nei confronti della Chiesa da parte dello Stato italiano, quindi vantaggi economici, riconoscimento politico e il concordato vero e proprio che è contenuto dentro i patti lateranensi, che è appunto un accordo fra lo Stato e la Chiesa, dove la Chiesa ritornava ad avere una, potremmo dire, presenza notevole nella vita pubblica, a partire dalla scuola, come vi dicevo, e soprattutto in tutta un'altra serie di ambiti, ad esempio veniva riconosciuta validità civile al matrimonio religioso e la Chiesa otteneva tutta una serie di vantaggi di tipo fiscale, di tipo economico. I beni ecclesiastici, ad esempio, dovevano essere amministrati liberamente, autonomamente dalla Chiesa, erano quindi non soggetti a tassazione e anche la vita interna della Chiesa era totalmente, ovviamente, sotto diciamo, il controllo del clero. Lo Stato non poteva, come dire, condizionare in alcun modo. L'unica cosa richiesta alla Chiesa, l'unico atto di fedeltà ufficiale richiesto alla Chiesa fu la richiesta di giuramento di fedeltà al regime da parte appunto del clero, da parte dei vescovi, e l'associazionismo cattolico fu notevolmente limitato, tanto che vi furono dei problemi in relazione, per esempio, fra il regime e l'azione cattolica, che poi alla fine fu riconosciuta, ma a patto che essa non si occupasse di questioni politiche, quindi a patto che essa agisse al di fuori di qualsiasi ambito politico. Don Sturzo, l'ex leader del Partito Popolare Italiano in esilio, si espresse molto criticamente su questo concordato e voglio leggervi una frase di Don Sturzo del tempo: ai fascisti torna vantaggioso mostrarsi cattolici e proclamare i diritti della religione. I fascisti non erano cattolici, la concezione dello Stato fascista non era una concezione compatibile con i principi politici del cattolicesimo. E nei valori morali ed etici del fascismo potevano, come dire, minimamente essere accostati ai valori, diciamo, quantomeno tradizionali di solidarietà del cattolicesimo. Il fascismo aveva una visione violenta, muscolare, marziale della società e della vita. Una concezione etica e quasi, come possiamo dire, religiosa in senso però laico, in senso pagano dello Stato, una concezione, come dire, di sacralizzazione, che quasi, diciamo, sconfinava nella sacralizzazione dello Stato, tutti aspetti che erano incompatibili con la filosofia cattolica, i principi del cattolicesimo, e tuttavia l'alleanza servì per consolidare il regime, per non avere un avversario dentro la società italiana e sul territorio italiano, in particolare a Roma, nella capitale, nella città che il fascismo
fascismo aveva elevato appunto a simbolo, quasi diciamo città sacra del fascismo, città che avrebbe dovuto rivivere i fasti dell'antichità sotto le nuove insegne del fascismo, in una sorta di legame ideale con l'antichità, con l'antica Roma, con la Roma imperiale. Il fascismo cercò nella sua propaganda, nel suo discorso, nella sua narrazione, di costruire questo legame ideale con l'antichità, in modo spesso anche, come dire, pacchiano e ridicolo, con questo legame con gli antichi fasti della Roma imperiale. E quindi, diciamo, avere un così potere, seppur diciamo religioso, morale, così seppur so anche solo religioso e morale così forte, in Italia poteva essere un problema per un regime che aveva l'ambizione di controllare totalmente la società italiana. Quindi costruire un'alleanza con la Chiesa, mettere fine al conflitto fra Stato e Chiesa, metteva al riparo, diciamo, da possibili guai Mussolini e regime fascista. Quindi la fascistizzazione della società doveva necessariamente passare da un accordo con la Chiesa, e questo accordo appunto ci fu. 1929, possiamo dire che lo Stato italiano, l'Italia, non è più uno Stato laico dal 1929. E il cattolicesimo, la religione cattolica, ha un primato ed è riconosciuta come superiore rispetto, perché questa poi è come dire, la sostanza di tutto ciò, di questo passaggio. La religione cattolica, il cattolicesimo, la Chiesa cattolica viene riconosciuta in una, come dire, posizione di primato, ne viene riconosciuto il primato della Chiesa cattolica rispetto alle altre chiese e alle altre confessioni religiose. Questo vuol dire che lo Stato non è laico, questo vuol dire che il principio di laicità, uno dei principi fondamentali, potremmo dire, dello Stato liberale moderno, viene cancellato. Del resto era stato cancellato lo Stato liberale e dunque viene cancellato anche il principio di laicità, senza grosse, come dire, preoccupazioni, grosse remore. Quindi 29 patti lateranensi. È molto importante questo, perché appunto messo al riparo il regime da una possibile opposizione, una possibile criticità che poteva venire dalla Chiesa, può iniziare la fascistizzazione della società attraverso le organizzazioni del partito. Il PNF in questi anni, ridotta l'influenza dei vecchi RAS, Farinacci, per esempio, viene rimosso proprio in questi anni da segretario del partito, che poi verrà affidato prima ad Augusto Turati, che non c'entra niente con Filippo Turati, è solo un omonimo, poi ad Achille Starace, e negli anni di Starace, soprattutto, che sono appunto gli anni di Turati e di Starace, che sono gli anni di cui ci stiamo occupando, il PNF diventerà una macchina per la costruzione del consenso. Innanzitutto l'adesione al partito viene incentivata, anzi diventa pressoché obbligatoria per fare carriera nella pubblica amministrazione e in tutti gli altri ambiti della società e della cultura. L'adesione, la tessera del partito è pressoché obbligatoria per dirigenti pubblici, per uomini della pubblica amministrazione, per gli insegnanti, per i professori. La tessera del Partito Nazionale Fascista è il passepartout, potremmo dire. È una sorta di chiave d'accesso per tentare di fare carriera negli apparati dello Stato e non solo, anche negli enti parastatali e negli enti, nelle aziende, negli enti della cultura e quant'altro. Dunque viene incentivata l'iscrizione al partito, anzi viene quasi, come dire, diventa quasi un obbligo iscriversi al PNF. Tanto che negli anni di Starace il Partito Nazionale Fascista vedrà una crescita incredibile dei propri iscritti, proprio perché diventa una sorta di, come dire, passaggio obbligato come dire, per chi aveva, diciamo, un ruolo nella vita pubblica, nella vita lavorativa. Anche perché non prendendo la tessera del partito si poteva generare qualche sospetto nelle autorità, e questo avrebbe potuto danneggiare notevolmente sul luogo di lavoro, oppure avrebbe potuto danneggiare i figli di costoro che, come dire,
non essendo iscritti al partito, potevano essere additati come, come dire, come dei non fascisti, come degli afascisti, perché antifascisti non si poteva essere, gli antifascisti finivano in galera, ma, come dire, potevano essere in qualche misura additati come dei fascisti non perfetti o dei critici, seppur diciamo moderati del regime, e questo poteva comportare molti problemi per la carriera lavorativa e per la posizione, sempre degli insegnanti nelle scuole o per i figli di costoro che studiavano nelle scuole del regime, nelle scuole del regime fascista, che erano scuole del fascismo, dove si insegnava, come possiamo dire, dove l'insegnamento era un insegnamento fascistizzato, dove si insegnava sostanzialmente a diventare dei bravi fascisti. Dunque l'apparato, il partito fu diciamo, uno strumento fondamentale di organizzazione del consenso. Dall'infanzia fino all'età adulta, la società italiana viene irregimentata dalle strutture del PNF, dalla cosiddetta Opera Nazionale Balilla, che organizzava praticamente i giovani italiani, dall'infanzia fino all'università, fino alle scuole superiori e poi all'università, attraverso tutta una serie di organizzazioni, si andava dai Balilla, appunto, ai figli dei giovanissimi, figli della Lupa, ai Balilla, agli avanguardisti, che erano gli adolescenti, fino ad arrivare all'università, ai GUF, ai gruppi degli universitari fascisti, ed erano tutti apparati, tutte organizzazioni del partito, quindi l'adesione a queste organizzazioni fin dall'infanzia era pressoché obbligatorio, anche in questo caso, ritorno al discorso di prima, un genitore, una famiglia che non avesse, come dire, iscritto, non avesse fatto partecipare, non avesse mandato i propri figli alle attività dei Balilla o dei figli della Lupa, che si fosse rifiutato di far aderire il proprio figlio a queste organizzazioni, avrebbe potuto pagare un prezzo molto salato, molto pesante, appunto in termini di carriera, in termini di posizione lavorativa, e soprattutto i figli di costoro avrebbero potuto essere additati come figli di una famiglia di oppositori, una famiglia di non fascisti, e dunque emarginati, isolati dalla società. Dunque, la macchina del fascismo, la macchina organizzativa del PNF, irregimentò in questo modo la gioventù italiana dall'età dell'infanzia fino all'università. E ripeto, l'adesione a queste organizzazioni era pressoché obbligatoria per solo un sereno percorso scolastico, ma anche e soprattutto per la famiglia. Di questi bambini, di questi ragazzi che venivano appunto organizzati, ripeto, in figli della Lupa, Balilla, avanguardisti, e poi fino ad arrivare all'università, ai GUF, ai gruppi degli universitari fascisti. Ogni età aveva la sua organizzazione, sempre legata ovviamente al partito, sempre legata al PNF. Quindi il partito in questi anni ha proprio questa funzione, organizzare la fascistizzazione della società, organizzare la costruzione come dire, del consenso, mobilitare le masse, mobilitare gli italiani in questa sorta, diciamo, di, come dire, impresa collettiva, la costruzione del nuovo Stato, dello Stato nuovo, dello Stato fascista e della società fascista. Partito quindi che affiancava lo Stato. Lo Stato era costituito dalle istituzioni, dagli apparati di sicurezza e di polizia, controllati dal fascisti, ovviamente. Lo Stato è uno Stato fascista, ci sono uomini del PNF nei vertici dello Stato, a partire ovviamente dal capo del governo, fino ad arrivare, diciamo, ai podestà dei comuni, che erano, come sapete, le figure che avevano sostituito i sindaci non erano più eletti, ovviamente era abolita l'elezione, la libera elezione dei sindaci, i podestà erano di nomina governativa, i podestà, quindi coloro che prendono il posto dei sindaci, erano nominati dal regime. Lo Stato
una struttura, il PNF, il partito, è un'altra struttura. C'è una, come dire, presenza certamente del partito nello Stato, ma le funzioni restano distinte. Le funzioni restano distinte. Lo Stato è uno Stato che prevede un partito unico, ma il partito ha una determinata funzione che è soprattutto quella di organizzare la mobilitazione di massa a sostegno del regime. I fascisti dello Stato, potremmo dire così, diventano sempre più dei tecnici e dei amministratori pubblici che continuano, diciamo, a avere, come dire, una, come dire, caratterizzazione politica fortissima, ma svolgono un compito differente da quello del PNF, da quello del partito. Ecco, questa differenza tra partito e Stato ha generato grandi discussioni anche nella storiografia, perché, come dire, sembra il fascismo da questo punto di vista caratterizzarsi in modo diverso, ad esempio rispetto al nazismo, dove vi è un primato, potremmo dire, del partito sullo Stato, mentre nell'Italia fascista sembra esserci più un primato dello Stato rispetto al partito, benché questo discorso sia piuttosto scivoloso perché lo Stato e i suoi apparati sono comunque ampiamente caratterizzati dal controllo del partito, cioè sono apparati dove lavorano e dove svolgono le loro funzioni fascisti, uomini del fascismo, messi lì dal fascismo. La politica economica è molto interessante. La prima fase della politica economica, quella che va dal 22 al 25, quindi da dopo la marcia su Roma fino alle leggi speciali, è una politica classicamente liberista, a favore della borghesia italiana e della totalmente a favore della borghesia italiana che aveva sostenuto il fascismo, e dunque il fascismo riconosce questo sostegno e, come dire, mette in campo una politica assolutamente liberista, tradizionalmente liberista, a favore del capitale, potremmo dire così, con sgravi fiscali, una notevole detassazione, il fatto che il potere contrattuale dei lavoratori fosse notevolmente ridimensionato. Soprattutto poi dopo il 25, con l'abolizione del diritto di sciopero, sfruttando questa, come dire, debolezza del movimento operaio, la borghesia riesce fra il 22 e il 25, grazie a una politica di sostegno, ripeto, detassazione, sgravi fiscali, libertà di licenziamento, non c'è il diritto di sciopero, quindi il potere della, diciamo, degli imprenditori, dei capitalisti è assolutamente preponderante, notevole nella società italiana in quegli anni. Il fascismo con il ministro De Stefani, Alberto De Stefani, che era un liberista, il ministro delle finanze in quegli anni, nominato da Mussolini, fa una politica quindi totalmente a favore della borghesia imprenditoriale e del capitale. Dopo il 25 però le cose, la linea politica, diciamo, la linea di politica economica del fascismo cambia. La politica liberista aveva prodotto grandi profitti per la borghesia e chiaramente un grandi svantaggi e grandi problemi invece per la condizione operaia, per la condizione del lavoro, che era fra le più precarie in Europa. I salari italiani, i salari dei lavoratori italiani erano fra i più bassi, anzi più bassi in Europa alla metà degli anni 20 e continuavano a essere fra i più bassi d'Europa, forse con la sola eccezione della Grecia, anche negli anni 30, questo, cioè, questo bisogna sempre ricordarlo. I salari italiani medi erano tra i più bassi, se non i più bassi d'Europa. Testimonianza del fatto di una condizione assolutamente precaria, assolutamente negativa, disastrosa direi quasi, del lavoro, del mondo del lavoro nell'Italia fascista. Dopo il 25 le cose cambiano, la politica liberista aveva prodotto una notevole inflazione, questo aveva colpito soprattutto i risparmi dei ceti medi, di quella piccola borghesia che era, non ci dimentichiamo sempre, la spina dorsale del primo fascismo. Certo, dopo c'era stato anche il sostegno della borghesia allo squadrismo, ma la spina dorsale iniziale del fascismo, quella che sarà, come dire, la componente sempre più fedele al regime, era ovviamente la piccola borghesia. I risparmi della piccola borghesia sono colpiti dall'inflazione, il potere d'acquisto è notevolmente colpito dall'inflazione e l'ira subisce una notevole svalutazione. Qui le
le cose cambiano, proprio con la questione della svalutazione, che mette appunto in grande difficoltà, l'economia italiana. Fascismo, il regime decide di cambiare politiche economiche. Dopo il 25 inizierà un periodo di intervento pubblico, di dirigismo, di statalismo che metterà fine, diciamo, alla prima fase 22-25 di liberismo classico e piuttosto radicale. Cambia ministro delle finanze, il ministro delle finanze diventa, non è più De Stefani, Giuseppe Volpi. Altro uomo del regime, ma di diversa impostazione, non certo un liberista come Volpi. Uno dei primi provvedimenti è la rivalutazione della lira, il cambio con la sterlina viene portato a quota 90. Questa rivalutazione della lira certo riduce l'inflazione, ma certamente non risolve i problemi economici del nostro paese, non risolve i problemi economici dell'Italia del tempo. Infatti la rivalutazione della lira avvantaggia certamente il risparmio, i risparmiatori, in particolare il risparmio dei ceti medi, della piccola borghesia, ma colpisce il potere d'acquisto dei salari e soprattutto non favorisce le esportazioni. Le esportazioni vengono notevolmente penalizzate. Al cambio della lira a quota 90 si accompagnerà una politica autarchica, cioè il tentativo di raggiungere, questo verrà diciamo ricercato per tutti i primi anni 30, l'autosufficienza economica attraverso alcuni provvedimenti, come ad esempio dei lavori di bonifica, che però saranno soltanto parziali, solo il 6% del progetto iniziale si realizzerà, vengono bonificate delle aree paludose e malariche del nostro paese, penso soprattutto all'Agropontino, dove viene costruita anche una nuova città, Latina, che al tempo si chiamava Littoria, che diventa una sorta di, come dire, anche mito propagandistico del regime in quegli anni. Una bonifica che però, non bisogna dimenticarlo, non muta la struttura della proprietà terriera. E andrà a tutto vantaggio quel poco che si riuscirà a realizzare delle bonifiche del grande latifondo, del grande del capitalismo agrario, dei grandi proprietari terrieri. È vero che il fascismo, Mussolini e il fascismo portarono avanti una politica di, potremmo dire, tendenzialmente di sbracciantizzazione, cioè di superamento della figura del bracciante nel nome di una, come dire, Italia che doveva essere soprattutto rurale, secondo le sue, no, tradizioni più antiche, un'Italia rurale, proletaria, no? Che si risollevava attraverso uno sforzo proprio, autonomo, attraverso il lavoro, attraverso la collaborazione, come dire, no? Dei contadini e l'unione dei contadini che, liberati, diciamo, dalla loro atavica condizione di sfruttamento bracciantile, avrebbero dovuto, no, ricostruire, diciamo, la grandezza dell'Italia rurale, la grandezza diciamo, dell'Italia rurale. Ecco, è vero che il fascismo incentivò, ad esempio, in alcuni settori della nostra in alcuni settori la piccola proprietà, in alcune aree tese, diciamo, a diminuire la figura, diciamo, del bracciante, a incentivare la piccola proprietà, ma furono provvedimenti del tutto insignificanti nel contesto più complessivo, che restò un contesto di rafforzamento della grande proprietà terriera. L'Italia, sia industriale sia rurale, resta in quegli anni un paese capitalistico dove la proprietà, la grande proprietà, la proprietà privata, sia dei mezzi di produzione che della terra, non è messa minimamente in discussione. Il fascismo amava proclamarsi e autoesaltarsi come una terza via fra capitalismo e socialismo. È un assoluto falso, un mito che non ha, come dire, non trova alcuna conferma nella realtà. L'Italia tra anni 20 e anni 30 è un'Italia capitalista, della politica economica, sia industriale, dopo lo vedremo, attraverso il corporativismo, sia agricola,
della politica economica, sia industriale che agricola, come dire, del fascismo si avvantaggerà soprattutto una parte del paese, la borghesia, i ceti proprietari. La struttura della proprietà nell'Italia fascista non cambia. L'Italia fascista è un paese capitalistico, sia dal punto di vista industriale, in quel ridotto, diciamo, pur ridotto settore industriale che esisteva in Italia al tempo, sia nel settore agricolo. È un paese capitalista. Quindi la politica del fascismo liberista prima, dirigista, statalista dopo, non intacca, non muta la natura capitalistica dello Stato fascista. Bene, abbiamo detto del cambio della lira, la rivalutazione della lira che da un lato ferma l'inflazione, ma dall'altro lato è un vantaggio soltanto dei ceti medi della piccola borghesia, appunto, che vide così, diciamo, tutelati i propri risparmi, quindi potremmo dire favore fatto dal fascismo alla propria classe di riferimento, alla spina dorsale del fascismo, il ceto medio, la piccola borghesia, ma il cambio danneggerà le esportazioni, per esempio, e il potere d'acquisto dei salari dei lavoratori che verrà notevolmente colpito. I salari diminuiscono ulteriormente con il cambio la lira a quota 90 e il potere d'acquisto dei salari diminuisce ulteriormente. L'autosufficienza economica realizzata tentativo di realizzare l'autosufficienza economica attraverso le bonifiche, ripeto, lavori parziali che avvantaggeranno soprattutto la grande proprietà e attraverso forme di autosufficienza appunto economica come il tentativo di per esempio essere autosufficienti nella produzione del grano, la cosiddetta battaglia del grano, cioè quella serie di provvedimenti che dovevano portare l'Italia a diventare autosufficiente nella produzione del grano e quindi a ridurre le importazioni. Altra, come dire, impresa che nel suo complesso, seppur diciamo dopo iniziali, dal punto di vista quantitativo, risultati notevoli, dopo alcuni risultati notevoli effettivamente nella produzione nazionale del grano, questa politica si ritorcerà contro il regime, perché il prezzo del grano salirà notevolmente, il grano italiano non era competitivo rispetto a quello importato e questo ovviamente sarà un problema, per il paese perché il concentrarsi eccessivamente sulla produzione del grano e sulla appunto cosiddetta battaglia del grano danneggerà altri settori sia agricoli che industriali, le colture specializzate, per esempio, quelle che erano destinate all'esportazione. Vengono notevolmente danneggiate ed erano forse un fiore all'occhiello di una parte del nostro settore agricolo e così anche l'industria. L'industria viene notevolmente danneggiata da questo sforzo unilaterale, la produzione, l'autosufficienza e la produzione del grano che, ripeto, dopo un iniziale notevole risultato in termini produttivi, non darà sul lungo periodo vantaggi all'economia italiana. L'Italia era un paese che dipendeva dalle importazioni, un paese scarso dal punto di vista delle materie prime e di alcune risorse, dipendeva dalle importazioni. Tagliare con le importazioni in nome di una politica autarchica, la famosa autarchia fascista, no? La politica economica del fascismo nei primi anni 30, quindi dopo il periodo liberista, è una politica autarchica, di autosufficienza, di, come dire, rottura con l'idea dell'apertura del mercato, di rottura con i principi del libero mercato, il che non vuol dire di rottura con il capitalismo. Il capitalismo italiano semplicemente diventa un capitalismo autarchico, statalista, dirigista, ma saranno sempre i capitalisti a tessere, diciamo, la trama dei rapporti economici, della costruzione, diciamo, del profitto, della ricerca del profitto, dei profitti economici. Quindi autarchia, quindi abbiamo detto
tentativo di autosufficienza economica, soprattutto nel settore del grano, con la battaglia del grano, le bonifiche, solo il 6% realizzate, a tutto vantaggio della grande proprietà. L'industria che è controllata in questa fase dallo Stato. Lo Stato si fa Stato imprenditore, potremmo dire. Lo Stato dirigista, uno Stato che dirige, che pianifica, che interviene direttamente nel risanamento, ad esempio, di alcune industrie, addirittura nella rilevare alcuni settori industriali italiani. Nasce proprio in questo periodo l'Istituto per la ricostruzione industriale, che è datato 1933, l'IRI, che fu una, come dire, ente molto importante nella politica industriale fascista negli anni 30. Lo Stato imprenditore, uno Stato dunque che doveva, attraverso questi istituti come l'IRI, risanare le aziende in difficoltà, addirittura rilevarle. La funzione dell'IRI doveva essere transitoria, bisognava risanare, questo era l'obiettivo, risanare alcune banche o alcune industrie in difficoltà attraverso un intervento massiccio dello Stato, quindi una notevole spesa pubblica. Questa è una fase di politica di spese, dunque di indebitamento notevole. E non ci dimentichiamo che fino al 29 e anche dopo il 29 in Italia c'erano ampi e notevoli investimenti anche di capitale straniero, di capitale americano. E questi investimenti resteranno ancora notevolmente presenti in Italia fino poi agli anni, potremmo dire, della rottura, delle sanzioni economiche, della e dello scontro, diciamo, tra l'Italia e la comunità internazionale, soprattutto appunto a seguito delle politiche, della politica imperialistica, della campagna d'Etiopia. E lì, ripeto, l'Istituto per la ricostruzione industriale fu forse appunto l'ente fondamentale e più importante di questa politica dirigista statalista, che ripeto, successiva al 29, successiva soprattutto al 29, dai primi anni 30, il dirigismo. Quindi liberismo 22-25, una politica che dopo il 25 va nella direzione dell'autarchia, dell'autosufficienza, soprattutto il piano agricolo, primi anni 30, dirigismo e statalismo anche nel settore dell'industria, con l'IRI, l'Istituto per la ricostruzione industriale, che coordinò, potremmo dire, coordinò l'intervento dello Stato in economia. Questo non volle dire ovviamente una socializzazione dell'economia. L'IRI affiancava, appoggiava e sosteneva i grandi gruppi privati, o in caso di crisi di alcuni settori, di alcune aziende, rilevava direttamente, ma i profitti che, diciamo, l'industria raccoglie, accumula in quegli anni, sono profitti che vanno a vantaggio dei capitalisti, del capitale. La società italiana, infatti, è anche il mondo dell'industria, del lavoro. Il mondo produttivo, potremmo dire così, è organizzato in una struttura che noi dobbiamo un attimo focalizzare, quella delle corporazioni. Le due parole d'ordine per capire le politiche economiche fasciste in questi anni sono: una l'abbiamo già vista, autarchia, tentativo di costruire l'autosufficienza economica, l'altra è corporativismo, la politica delle corporazioni. La Carta del Lavoro del 1927, che è appunto l'insieme di provvedimenti, diciamo, il documento che definisce il mondo del lavoro secondo i principi del fascismo, il mondo del lavoro fascistizzato, quindi un mondo senza sindacati liberi e senza diritto di sciopero. La Carta del Lavoro prevedeva la costruzione delle corporazioni. Che cosa sono le corporazioni? Sono organismi di Stato, nei quali, coordinati, potremmo dire, dallo Stato, istituiti dallo Stato, nei quali padroni, capitalisti e lavoratori collaborano, almeno in teoria, nella definizione, diciamo così, delle politiche economiche, nella gestione della produzione. Che cosa voleva dire collaborare? Voleva dire mantenere un ordine gerarchico che era quello tradizionale. I lavoratori sarebbero rimasti subordinati, i capitalisti, gli imprenditori, avrebbero mantenuto il controllo.
delle grandi aziende o anche dei gruppi rilevati, per esempio, successivamente dall'IRI. Le corporazioni erano organismi tesi sostanzialmente a ridurre il potere contrattuale e il potere sindacale dei lavoratori. Del resto il sindacalismo non c'era più, non esisteva, era riconosciuto, le corporazioni riconoscevano un solo sindacato, quello fascista, e non c'era poi peraltro il diritto di sciopero. Le corporazioni erano appunto, dovevano essere nella teoria dell'economia, dell'economica fascista, diciamo, economia nella teoria economico-produttiva del fascismo, quegli organismi che avrebbero superato, messo fine al principio socialista, marxista della lotta di classe in nome di un'unità, dell'unità, fantomatica unità dei produttori nel nome dell'interesse nazionale. Tutte parole che nella realtà, come dire, alla prova dei fatti vengono demolite dal mantenimento di una gerarchia sociale, di una società fortemente classista, dove le corporazioni altro non rappresentavano che il modo che appunto i capitalisti potevano, come dire, utilizzare per controllare il mondo del lavoro e la subordinazione del mondo del lavoro come dire, al mondo dell'impresa, al mondo del capitale. Quindi nelle corporazioni non vi era parità. Ecco, questo è il punto centrale fra imprenditori, capitalisti e lavoratori. Le corporazioni erano organismi politici fascisti nei quali gli imprenditori mantenevano un assoluto primato e dove le gerarchie, le funzioni non si rimescolavano e non venivano modificate. Quindi potremmo dire che attraverso le corporazioni il fascismo consolida l'ordinamento capitalistico e il primato del capitale sul lavoro nell'economia italiana. Quindi, ben lungi dall'essere gli organismi di una fantomatica terza via, le corporazioni non furono nient'altro che strumenti per il contenimento delle istanze del mondo del lavoro, sempre più, come dire, anestetizzato e normalizzato dalla fascistizzazione in atto. Questo per quanto riguarda la politica economica. Per quanto riguarda la politica estera, teniamo fuori per ora il discorso del razzismo, dell'antisemitismo che vedremo più avanti, anche se elementi di razzismo già si intravedono dentro la politica imperialistica in Etiopia. Dal punto di vista della politica estera, l'Italia fino al 1934 sembra mantenere un atteggiamento di, come dire, tradizionale alleanza, un atteggiamento di tradizionale vicinanza a Francia e Inghilterra, cioè le potenze con le quali aveva combattuto la prima guerra mondiale, tanto che dall'Inghilterra arrivano anche apprezzamenti, peraltro, dai conservatori inglesi per la politica antimarxista, anticomunista di Mussolini e del fascismo. Sono noti apprezzamenti perfino di Churchill, che poi sarà un avversario del nazifascismo. Ma in quanto anticomunista, assolutamente, come dire, propenso a riconoscere l'anticomunismo di Mussolini, espresso, ahimè, nelle forme drammatiche, repressive, dittatoriali che abbiamo visto. Quindi il rapporto fra Mussolini e Francia e soprattutto Inghilterra, fino al 1934, rapporto assolutamente positivo, anzi, nel 1934 si forma il cosiddetto fronte di Stresa, dal nome di questa città sul Lago Maggiore, dove vi fu un vertice proprio nel 1934 fra Francia, Inghilterra e Italia, nel nome del contenimento. Siamo nel 1934, Hitler è già al potere da un anno, di una possibile politica espansionista di Hitler a sud, verso l'Austria. L'Italia fascista ovviamente temeva in quel momento, no, l'avvicinamento possibile del confine del Reich, del Terzo Reich verso l'Italia, verso l'Alto Adige, dove c'era la questione altoatesina, dove c'era una questione tedesca che il fascismo aveva normalizzato, così come sul confine orientale, sul confine con la Jugoslavia, il fascismo aveva snazionalizzato in quelle aree, cioè cambiato i nomi, obbligato appunto gli abitanti a cambiare nome e cognome, a italianizzare i cognomi. L'utilizzo del tedesco o dello sloveno era vietato. Istituzioni culturali, associazioni di lingua tedesca o di lingua slovena erano state vietate, non lo dimentichiamo mai. Il fascismo aveva operato una snazionalizzazione aggressiva in quei territori. Il fascismo, non ci dimentichiamo, che ha come elemento centrale il nazionalismo radicale,
alla sua radice c'è un atteggiamento nazionalistico, no? Che gli ex combattenti reduci avevano portato, che era assolutamente intollerante verso le culture altre, un nazionalismo anche culturale che diventava quasi, come si dice, sciovinismo, cioè quell'atteggiamento di anche radicale violenza nei confronti dell'altro, della cultura altra, quindi anche delle altre lingue, delle altre culture, culture estranee, potremmo dire di xenofobia. Se non fascista, il fascismo è sicuramente xenofobo e lo è fin dal 22, il che non vuol dire teorizzare una differenza razziale, quello avverrà dopo, ma sicuramente costruire, prodursi in atteggiamenti ostili e poi attraverso provvedimenti politici, non è solo un fatto culturale. Attraverso una serie di atteggiamenti ostili e di provvedimenti politici ostili, il fascismo dal 22 aveva snazionalizzato quelle zone. Quindi l'avvicinarsi al confine tedesco verso il confine italiano avrebbe potuto, come dire, riaccendere nuovamente la questione della minoranza tedesca in Italia. Quindi Mussolini in quel momento è assolutamente convinto che bisogna stare a fianco di Francia e Inghilterra. Mantenere quindi quell'alleanza che aveva portato l'Italia, diciamo, nella prima guerra mondiale, al netto poi dei problemi che vi erano stati a Versailles per l'Italia e la cosiddetta vittoria mutilata, eccetera. Comunque, la politica è essenzialmente quella, ma le cose cambiano con la campagna d'Etiopia. Nel 1935 l'Italia conquista l'Etiopia, è una conquista pesantissima in termini, diciamo, umani. Nel senso che la guerra d'aggressione all'Etiopia è una guerra di vera e propria aggressione che coinvolge centinaia di migliaia di civili che vengono sterminati. L'Italia utilizza la campagna d'Etiopia anche armi chimiche, utilizzo di gas, di armi chimiche che colpiscono la popolazione civile. Famoso documentario della BBC Fascist Legacy, che per molti anni in Italia non è stato trasmesso e che potete trovare in internet. Questi aspetti del colonialismo fascista sono descritti molto bene e che sono molto importanti, bisogna conoscerli perché smontano, smantellano il mito dell'italiano colonizzatore buono, il mito degli italiani brava gente, no? Che per decenni, ecco, ha continuato a circolare nella nostra opinione pubblica, che deve essere assolutamente smontato. Il colonialismo fascista fu un colonialismo pesantissimo, che colpì duramente le popolazioni civili e che si accompagnò a un atteggiamento di segregazione razziale nei confronti delle popolazioni indigene. Le leggi in vigore nella cosiddetta Africa orientale italiana, quindi l'Africa orientale che comprendeva l'Etiopia, l'Eritrea e la Somalia, che l'Italia aveva già colonizzato, Eritrea e Somalia in precedenza, quindi il 1935 la conquista solo dell'Etiopia che completa l'Africa orientale italiana, la cosiddetta AOI, Africa orientale italiana, l'acronimo che veniva utilizzato era quella, che quindi diciamo trasforma l'Italia ufficialmente in un impero. Vittorio Emanuele III, infatti, verrà in pompa magna proclamato imperatore. L'Italia avrà il suo posto al sole, quindi il suo posto fra le potenze coloniali. Questo colonialismo, che per decenni fu considerato un colonialismo più morbido, fu un colonialismo che durò peraltro poco, perché poi nel 1941 l'Italia aveva già perso a sfavore, durante la seconda guerra mondiale, i propri possedimenti in Italia, in Africa orientale. Sconfitta dagli inglesi proprio in quell'area, quindi durerà pochissimo. L'impresa coloniale italiana non darà alcun vantaggio economico perché il mito delle terre, diciamo che avrebbero che le colonie avrebbero garantito agli italiani nulla, ai contadini italiani nulla tenenti. Il mito della terra per gli italiani che le colonie avrebbero garantito fu anche in questo caso un mito del tutto falso, del tutto propagandistico. Non è nessun vantaggio né in Libia né tantomeno nell'Africa orientale ebbe l'Italia da questo colonialismo, invece grande danno provocò sulle popolazioni civili. Non ci dimentichiamo che anche in Libia, fin dagli anni
20 vi era stata una vastissima repressione della resistenza libica, dei guerriglieri libici che avevano messo in campo una resistenza nei confronti del colonialismo italiano. Furono falcidiati dalla repressione e deportati in campi di concentramento. L'Italia aveva organizzato campi di concentramento per i resistenti e i ribelli libici già negli anni 20 e non andò meglio agli etiopi. In Etiopia vi fu fin dal 35 una resistenza popolare armata contro l'occupazione italiana. Gli italiani non furono accolti da applausi e con tappeti rossi. Ci fu una resistenza armata che fu distrutta, falcidiata appunto anche con armi chimiche. La campagna d'Etiopia merita di essere approfondita come, adesso qui non abbiamo molto tempo, come evento, e vi invito a farlo. Vedete, appunto, vi invito a vedere The Fascist Legacy della BBC o a leggere i libri di Angelo Del Boca, per esempio, che sul colonialismo italiano ha scritto tanto e bene, forse meglio di tutti gli altri. Angelo Del Boca. È una campagna, quella in Etiopia, durissima, e infatti l'aggressione fa reagire la comunità internazionale. La Società delle Nazioni sanziona l'Italia per la campagna d'Etiopia, sanzioni che non avranno grandi effetti sull'economia italiana e che peraltro qualche anno dopo saranno ritirate, ma che permetteranno a Mussolini un, come dire, atteggiamento di vittimismo nei confronti della comunità internazionale che voleva impedire all'Italia appunto di avere le sue colonie, di avere il suo posto al sole, e quindi favorirà peraltro un ulteriore avvicinamento della popolazione italiana al regime, a Mussolini, visto come no, l'uomo della provvidenza, in quel momento addirittura il difensore degli interessi italiani contro una cattivissima comunità internazionale che non voleva lasciare che l'Italia conquistasse l'Etiopia. Quindi le sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni dopo la campagna d'Etiopia consentono a Mussolini di recitare il ruolo della vittima. Le sanzioni, ripeto, che verranno ritirate 2 anni dopo, verranno ritirate di fatto, e non avranno alcun effetto sull'economia italiana, però hanno un effetto politico, cioè hanno l'effetto di avvicinare notevolmente, non solo per questo, ovviamente questo avvicinamento avviene, ma anche per altri motivi, adesso lo vedremo, di avvicinare notevolmente l'Italia alla Germania nazista. La rottura con Francia e Inghilterra prodotta dalla campagna d'Etiopia avvicina sempre più Mussolini ad Hitler. Nel 1936, infatti, c'è il primo grande atto di questa alleanza, l'asse Roma-Berlino. Nel 1936, un primo patto, la costruzione di questo asse politico-militare tra Italia e Germania, pone le basi della futura alleanza che poi porterà l'Italia al disastro della Seconda Guerra Mondiale, l'asse Roma-Berlino del 1936, che certo avviene anche come conseguenza di ciò che era avvenuto a seguito appunto della campagna d'Etiopia, della conquista dell'Etiopia, ma anche perché vi è un, come dire, avvicinamento ideologico-politico fra i due paesi. Hitler aveva dichiarato fin dal principio, diciamo, della sua stagione politica, della sua ascesa, di nutrire grande ammirazione, di essersi ispirato a Mussolini nella costruzione del partito, nella costruzione della milizia, le SA, le camicie brune, che ricordavano lo squadrismo, le squadre d'azione, nella visione dello Stato, il culto del capo, il duce in Italia, il Führer in Germania, nella visione violenta e antiparlamentare della politica. C'erano grandi analogie fra il nazismo e il fascismo. Poi abbiamo tutta un'altra serie di differenze, di cultura, l'antisemitismo, questo lo vedremo, ma erano anche degli elementi di, come dire, grande vicinanza. Questo porta nel 1936 i due paesi a collaborare, per esempio, nella guerra di Spagna a sostegno dei fascisti spagnoli, del franchismo, della fronte nazionalista guidato da Francisco Franco, che si era sollevato nel 1936 contro la legittima Repubblica Democratica spagnola, governata dalle sinistre, e che produrrà in Spagna una guerra civile sanguinosissima fra fascisti e antifascisti, fra franchisti e antifranchisti, ma anche fra Italia e Germania a sostegno di Franco e il fronte repubblicano antifascista, sostenuto soltanto dall'URSS in termini di armi e di mezzi e
e da nessun'altra potenza democratica che non si interessò della vicenda spagnola, mentre nel 1936, anno dell'asse Roma-Berlino, Italia e Germania, Italia fascista e Germania nazista, si uniscono a sostegno di Franco e lì, oltre che, diciamo, oltre alle conseguenze delle sanzioni della Società delle Nazioni imposte all'Italia, che aveva appunto spinto, potremmo dire così, l'Italia verso Hitler, c'è questo aspetto da ricordare. L'unità ideologica, la comune visione della politica, della società, dello Stato, che avvicina fascismo e nazismo già nel 1936, quindi molti anni prima della Seconda Guerra Mondiale, e che sul terreno della guerra di Spagna, nella Spagna della guerra civile, questa alleanza troverà una sua prima concretizzazione, una sua prima chiarissima concretizzazione.